Uno degli investimenti più sicuri e redditizi che potete fare per iniziare nel vostro percorso di investimenti, soprattutto se siete principianti e non avete la più pallida idea di cosa fare, è comprare un ETF. Gli ETF sono abbastanza semplici da capire, possono generare rendimenti impressionanti senza grandi sforzi o spese. Ecco cosa dovresti sapere sugli ETF, come funzionano e come acquistarli. Prima di continuare con questo video, raga, vi chiedo di mettere un like a questo video e soprattutto di iscrivervi a questo canale, perché ho notato che il 50% di voi guarda questi video, però non si iscrive al canale. Ragazzi, cosa state facendo? È gratis. Guardare questi video su YouTube è praticamente gratis. Quindi vi prego, iscrivetevi al canale, aiutatemi ad arrivare a 10.000 iscritti prima della fine del 2021. E niente, torniamo al video. Un exchange traded fund o ETF consente agli investitori di comprare molteplici azioni o obbligazioni contemporaneamente. Gli investitori acquistano azioni di un ETF e il denaro viene utilizzato per investire secondo un determinato obiettivo. Ad esempio, se acquisti un ETF dell'S&P 500, l'S&P 500 è un indice nella borsa americana dove all'interno di questo indice ci sono 500 delle migliori aziende americane per mercato di capitalizzazione. E quindi, se si investe del denaro in questo ETF, i vostri soldi saranno investiti nelle migliori 500 aziende di quel indice. Però, prima di andare oltre, ci sono alcuni concetti importanti che devi sapere prima di comprare il tuo primo ETF. ETF passivi e ETF attivi. Gli ETF passivi, noti come fondi indicizzati, seguono semplicemente un indice azionario, ad esempio l'S&P 500. Gli ETF attivi invece assumono un manager di portafogli per investire i loro soldi. In poche parole, gli ETF passivi vogliono eguagliare le performance di un indice. Gli ETF attivi vogliono battere le performance di un indice. Coefficiente di spesa, expense ratio. Gli ETF applicano commissioni noti come coefficiente di spesa. Vedrai il rapporto spese elencato come percentuale annuale. Ad esempio, un rapporto spese dell'1% significa che pagherai 10 euro di commissioni per ogni 1000 euro investiti. A parità di condizioni, un rapporto spesa inferiore o una percentuale annua inferiore ti farà risparmiare più denaro. Dividendi. La maggior parte degli ETF paga dividendi. Puoi scegliere di farti pagare questo dividendo in contanti. Quando l'ETF eroga il dividendo, questa somma di denaro passerà direttamente e si aggiungerà al tuo capitale principale o al tuo capitale iniziale. Oppure puoi decidere di reinvestire automaticamente questo dividendo attraverso un piano di reinvestimento che è implementabile all'interno dei vostri rispettivi broker. Gli ETF non hanno una quota minima di investimento, però si comprano sulla base del prezzo di un'azione o di un ETF. E quindi, a meno che il tuo broker non offra azioni frazionate di un'azienda o di un ETF, avrai bisogno dell'ammontare attuale richiesto dal prezzo dell'azione, che potrebbe variare a seconda dell'ETF che compri. Ora cerchiamo di capire velocemente quali sono i pro e i contro. Comprare un ETF elimina il dubbio dell'investimento su quale azione o azienda singola scegliere. Aiuta gli investitori a eguagliare il rendimento del mercato, che è stato storicamente abbastanza buono. Gli ETF ti espongono a una varietà di azioni e altri asset per un prezzo, direi, veramente minimo. È estremamente difficile scegliere azioni singole perché bisogna avere conoscenze su analisi fondamentale e tecnica e inoltre altri concetti complicati. Un ETF elimina questa complicazione rendendolo un investimento veramente passivo. Data la grande diversificazione in molteplici azioni, il potenziale ritorno sull'investimento o guadagno in percentuale non è grande quanto un investimento in un'azione individuale. Gli ETF sono generalmente a basso costo, ma non sono gratis.
Se invece sei in possesso di un portafoglio di azioni individuali, non esiste nessun tipo di costo gestionale. Si può comprare un ETF letteralmente in tre step. La prima fase consiste nell'aprire un account e effettuare un'iscrizione con un broker. Ce ne sono molti online: Trading212, DEGIRO, Interactive Brokers. Però in questo video utilizzerò Trading212, che è una piattaforma molto facile da utilizzare. La piattaforma ha una sede a Londra e utilizzo questo broker ormai da 5 anni, mi trovo benissimo. Se volete utilizzare il mio codice promozionale che lascerò giù nella descrizione, ci aiuterebbe entrambi a guadagnare un'azione gratuitamente. La seconda fase consiste nel trovare un ETF sulla quale volete investire e il mio consiglio alla maggior parte degli investitori principianti è quello di comprare un ETF che mira l'S&P 500, perché a lungo termine l'S&P 500 offre delle prestazioni abbastanza buone. Però ci sono moltissimi altri ETF che sono sul te settore tecnologico, il settore immobiliare, paesi emergenti e molto altro ancora. Quindi, se volete comprare un ETF che mira all'S&P 500 e utilizzate il broker Trading212, questo è quello che dovete fare. Quindi, clicchiamo su ETF, filtriamo per borsa italiana perché vogliamo comprare l'ETF in euro, perché non vogliamo essere soggetti alla volatilità e al rischio di altre valute come la sterlina e il dollaro. Quindi si compra questo ETF in euro. Quindi clicchiamo Borsa Italiana, ci assicuriamo che sia selezionato, chiudiamo questo tab, scrolliamo fino in fondo per trovare il ETF che mira l'S&P 500, Vanguard S&P 500, clicchiamo sul ETF e se scrolliamo fino in fondo troverete il nome dell'ETF, il nome completo dell'ETF, il mercato, il currency che è la valuta, prezzo di vendita, prezzo per comprare e la quantità minima per la compravendita. Penso che ci sia scritto 0,01 perché ci sono anche si possono acquistare anche frazioni di questo ETF, che è una buonissima cosa. Una cosa che non c'è scritta qua è la commissione di gestione annuale. Però possiamo trovare queste commissioni di gestione annuali nei documenti ufficiali di Vanguard in formato PDF. Come potete vedere, sono su un documento ufficiale di Vanguard, è il documento ufficiale dell'ETF che vogliamo comprare. Assicuratevi che sia quel ETF, che non sia nessun altro ETF. Potete vederlo qua, S&P 500 UCITS ETF. Se scrolliamo un po' più in giù possiamo vedere i costi annuali di commissione per la gestione dell'ETF che equivalgono a 0,07% all'anno. Se scrolliamo un po' più in giù possiamo vedere le performance dell'ETF. Del mese, del trimestre, di un anno, di 3 anni, 5 anni, 10 anni. Se scrolliamo ancora un pochino più giù, possiamo vedere i top 10 holdings che sono Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Facebook, Tesla, Nvidia, Berkshire Hathaway, JP Morgan Chase e Johnson & Johnson. Questi top 10 equivalgono al 29,6% di praticamente tutti gli asset che sono all'interno di quel ETF. Se scrolliamo un po' più in giù possiamo vedere il peso delle varie aziende in base al settore. Quindi abbiamo un settore tecnologico, abbiamo un settore sanitario, comunicazione e servizi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ragazzi, guardate sempre questo documento per accertarvi. Per capire anche che tipo di aziende ci sono all'interno di questi ETF, se sono aziende note, se sono aziende che non conoscete, non comprate mai un ETF a caso. Una volta che avrete verificato tutti i dettagli riguardanti all'ETF, potete cliccare su Compra. Vi verrà fuori questa schermata.
con market, limit, stop, stop limit. Noi, a noi ci interessano solo i primi due per comprare. Quindi market, market order, significa che state comprando al prezzo attuale di oggi. In quel istante che state comprando, quello è il prezzo a cui state comprando questo ETF. Qui sotto deciderete il numero di azioni che volete comprare, decidete voi, e sotto vi verrà mostrato l'equivalente in euro, quindi per esempio un'azione equivale a 70 euro, 70,1918 euro, ok? E dopodiché fate richiesta di revisione ordine e l'ordine verrà accettato praticamente immediatamente perché state comprando al prezzo attuale. Se invece decidete di utilizzare il limit, qui, anche qui, dovete decidere il numero di azioni che volete comprare qui. Subito qua sotto vi verrà mostrato l'equivalente in euro che state spendendo per acquistare questo numero di azioni e sotto qua potrete decidere il prezzo, potete inserire il prezzo a cui volete comprarlo. Per esempio, se volete comprarlo a un prezzo leggermente ribassato o scontato, per esempio non volete comprarlo a 70 e 18 o 17 o quello che è, volete comprarlo a 67 o a 65 con un 5%, un 10% in meno, perché pensate che il mercato magari verrà giù nei prossimi giorni e quindi preferite comprarlo a un 10% in meno. E quindi potete inserire il prezzo qui, in alto qua scegliete sempre il numero di azioni che volete comprare, vi verrà l'equivalente in euro, e dopodiché cliccate su richiesta di revisione ordine. L'ordine passerà all'azione solo e solamente se il prezzo dell'ETF toccherà quel prezzo che avete deciso voi. Se non tocca quel prezzo e continua per esempio ad andare su nei mesi ad andare o nelle settimane in là, questo ordine non sarà mai confermato perché il prezzo dell'ETF non ha mai raggiunto quel prezzo per essere attivato, ok? E quindi il rischio nel avere un market limit è quello che se il prezzo dell'ETF non tocca mai quel prezzo, l'ordine non viene effettuato. Quindi se non volete correre questo rischio e comprare immediatamente l'ETF, dovete comprare a market order. L'ultima cosa che voglio aggiungere è fate le vostre ricerche. Non comprate molteplici ETF con la stessa diversificazione, con le stesse aziende bilanciate in percentuali diverse. Aumentare la diversificazione riduce il ritorno sull'investimento senza ridurre il rischio. In questo caso non è veramente rischioso perché generalmente parlando gli ETF sono a basso rischio. In più fate attenzione alle commissioni di gestione. Ci sono alcuni broker che chiedono fino al 4% annuo per la gestione di questo ETF. Se fate un calcolo, realizzerete che sono un sacco di soldi, soprattutto se moltiplicati per 10, 20, 30 anni. Per questo video è tutto ragazzi, spero di avervi aiutato con questo video. Sapete che su questo canale si parla di azioni, cripto e del mondo degli investimenti in generale. Quindi lasciate un like, lasciate un commento se non avete capito qualcosa di questo video, commentate se vi è piaciuto questo video anche, e niente, iscrivetevi a questo canale, e niente ragazzi, ci vediamo al prossimo video, ciao! Parli di quartiere di fumo, in zona non ti vede nessuno. Siena sembra Italia 1, yeah. Porto tutta la mia gente in alto, pronti per fare quel grande salto. Che ne sai fra tu di stare in basso, quando fra ti meriti lo spazio. Sono in volo, baby, verso Nettuno. Scema che è Formula 1, mamma ce la farò, ti giuro, yeah. Scena è bianca come Bonotalco, non me lo danno e mi prendo il mio spazio. Finti rapper parlano di spazio, ma di spazio non ne sanno un cazzo. La vincia la mia da mani, baby.
Vieni a vedere poi se non ci credi. Solo nuvole dai nostri cieli.